anche noi abbiamo un mese. Siamo già, ecco. La valigia sospetta fatta brillare lungo Sile Mattei il 19 agosto, vista dalle telecamere in dotazione alle volanti della questura. Si tratta di uno strumento all'avanguardia che permette di ridurre il tempo per eseguire i controlli. Un'operazione questa riuscita grazie alla collaborazione pubblico-privato. C'è una grande sensibilità per degli imprenditori, quindi delle associazioni di categoria del mondo imprenditoriale trevigiano sul tema della sicurezza. C'è una grande sensibilità per il benessere della comunità. Un esempio importante di intervento a favore della comunità da parte degli imprenditori. Lo Stato necessariamente riceve i soldi anche dai cittadini e fa quello che può e vediamo che tante sono le domande da accontentare, magari poche poi sono le possibilità. Chiaro che se noi abbiamo un territorio in sicurezza, credo che questo sia anche un vantaggio, anche economico per le imprese. Risolvere i problemi continua, è nel nostro DNA. Credo sia nel DNA nostro, insomma, ogni giorno abbiamo i problemi nelle nostre imprese, nei nostri territori e siamo abituati a risolverli perché altrimenti non saremmo un territorio così ricco anche sotto l'aspetto economico. Al Nord Italia questa dotazione è attesa da tempo in quasi tutte le strutture, mentre è già nelle volanti del Sud Italia. Gli agenti con questo sistema possono svolgere in autonomia gli accertamenti in banca dati senza doverli richiedere via radio alla sala operativa e quest'ultima può vedere in diretta l'intervento ed inviare in tempo reale fotografie di persone scomparse o ricercate a tutte le pattuglie, non solo. Consente di compilare alcuni atti di polizia giudiziaria direttamente dall'autovettura con l'equipaggio senza dover procedere in questura, quindi è una semplificazione sia per gli operatori che per il cittadino quando viene fermato dalla volante e soprattutto il controllo automatizzato delle targhe consente nel corso della perlustrazione sul territorio di controllare le autovetture se sono rubate, se sono assicurate, quindi è sicuramente un ausilio molto importante per il controllo del territorio. La sperimentazione, avvenuta per tutto il mese di agosto, ha permesso di controllare ben 27.000 auto contro le 400 dei mesi precedenti. Durante la presentazione, la voce sempre più insistente ed un possibile spostamento della sede della questura dalla Piani in uno stabile di proprietà dello Stato e non ultimo il lapsus del funzionario dell'ufficio centrale che ha presentato il nostro questore come quello di Bologna. Uno spostamento in vista? Maurizio Dall'Amura risponde così. Li considero come un auspicio per un futuro, ma io a Treviso non mi trovo male, anzi mi trovo benissimo.